Per informazioni e prenotazioni al nuovo webinar di Alessandra Pizzi, Numeri e Destino, di domenica 13 giugno, seguire il link che si trovano sotto al video nell'info box oppure scrivere a cavuresoterica@yahoo.it. Buongiorno a tutti. Continua il viaggio, il mio nome è Alessandra Pizzi e continua il cammino dei numeri con la libreria esoterica Cavour di Perugia. Il viaggio di oggi ci porta dentro la croce cardinale numerologica. Per croce cardinale numerologica si intende una rappresentazione dei cinque numeri fondamentali della nostra mappa. Noi sappiamo che dal nome e cognome tradotti in numeri otteniamo tre numeri fondamentali. Questi numeri fondamentali, in estrema sintesi, tenete conto che su questo tema sono due giorni di seminario che vengono dedicati per entrare nella profondità. Voglio passarvi il senso della estrema sintesi di questo tema. Allora, dalla traduzione di nome e cognome in numeri, otteniamo, sommando soltanto le vocali, un numero che ha chiamato il numero dell'anima, i desideri del cuore, la parte più intima del nostro essere. Poi abbiamo la somma delle consonanti che viene chiamato numero della persona o numero di impressione. Quindi l'impressione che noi facciamo agli altri, che cosa gli altri percepiscono da noi e normalmente è cosa a noi fa piacere che gli altri ricevano. Poi il totale delle vocali e delle consonanti assieme dà un altro numero che è chiamato numero dell'io o numero di espressione. Quindi anima, persona, io. O anima, impressione, espressione. Ora, questi tre numeri nascono dal nome e cognome insieme. Poi abbiamo anche la data di nascita, quindi la data di nascita con la somma di tutti quanti i numeri si fanno incolonnati, giorno, mese e anno, proprio come facevamo in colonna le somme alle elementari. Otteniamo un numero sempre per riduzione teosofica, che ci porta al numero del destino, il nostro cammino di vita. Quel numero è un numero molto importante nella mappa. Qualcuno si identifica con quello, per favore, no, non è che un numero molto importante, ma è un numero dell'intera mappa. Quindi il totale del numero del destino rappresenta il nostro cammino di vita, ciò che in potenza quel seme che noi abbiamo da far nascere e da coltivare, il seme in potenza. Quindi è uno dei numeri più importanti da riconoscere e da sentirci, sì, riconoscerlo, portarlo in manifestazione. Poi il quinto dei numeri fondamentale è il numero della quintessenza. Vediamo come li possiamo rappresentare. Allora, una croce naturalmente è fatta così. Lascio questo spazio al centro che poi riempiamo in finale e allora in questo punto noi abbiamo il numero del destino. Quindi quel totale di tutta quanta la data di nascita lo possiamo collocare in questo punto, il numero del destino, il cammino di vita, il danzatore che apre le danze. Poi qua il numero dell'io o quello di espressione, che era il totale di tutte quante le lettere del nome e del cognome. Questa parte va qui perché sono i mezzi che noi abbiamo a disposizione per realizzare il nostro cammino di vita. Quindi questi due numeri è importante decodificarli assieme, interpretarli assieme. Quindi questo è al servizio del cammino di vita, del senso che è il nostro essere qua, del nostro percorso tracciato. Poi, qui, dall'altra parte, mettiamo il numero della persona o il numero dell'impressione. Poi, in alto, il numero dell'anima, i desideri del cuore. Il percorso ha questo giro, cioè dal numero del destino
al numero dell'io, al numero della persona, al numero dell'anima. Perché se questo è ciò che noi dobbiamo manifestare e questo numero invece corrisponde alla parte che facilmente ritroverete come appartenente vostra, perché è quella che fin da piccoli portiamo in manifestazione, è soltanto via via in completamento, in lavorazione della nostra terra interiore che andiamo via via esplorando spazi sempre più rarefatti del nostro essere qua, fino appunto a esplorare questi spazi che sono gli spazi del desiderio del cuore e dell'anima. Perché? Perché questo parla del nostro fare, del nostro della nostra dimensione più pragmatica nel mondo, io lo chiamo il laboratorio, nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Via via, salendo, noi ci muoviamo verso uno spazio dell'essere, quindi qualche cosa di più interiore, qualche cosa che solitamente viene manifestato nelle relazioni più intime, nella famiglia, nelle amicizie, nella coppia. Quindi, aver esplorato tutto questo percorso fino all'anima ci permette di poter tornare alla energia di questo numero a una vibrazione superiore. Immaginate proprio di girare attorno a una montagna salendo. Quando io torno nel punto da cui sono partita, avendo completato tutto il giro risalendo a spirale, a quel punto la mia visuale non sarà la medesima di quando sono partita. Quindi ho modo di vedere, avendo completato questo percorso, di avere una visione d'insieme differente e di poter portare quell'energia in manifestazione a una vibrazione più elevata. Soprattutto questo viaggio ci permette, una volta che siamo tornati qua e che abbiamo compiuto e integrato tutte queste parti, di poter manifestare quel punto che sta qua al centro, che è chiamato quintessenza. Quintessenza è un numero molto importante della mappa, che per un certo tempo, cioè finché non abbiamo completato quel giro, può agire come provocazione, quindi essere una sfida. E lo è, perché in tante occasioni, in tanti punti della mappa, ciò che deve diventare un punto di grande forza inizialmente ci provoca, come se ci prendesse un po' le misure, no? Ci allenasse. E quindi questo numero, che inizialmente lo possiamo sentire con le sue qualità in ombra, per chi ormai sta seguendo questo percorso sa che ogni numero può essere visto in luce e in ombra con lo scopo di identificarli, di riunificarli, di riconoscere quelle qualità come dorso e palmo della stessa mano, come le due facce della stessa medaglia, quindi fare un lavoro di integrazione e considerare la sfida opportunità di evoluzione. È quello che mi spinge ad andare oltre, se no io mi accomodo e resto in quell'energia in cui ben mi muovo e che ben conosco. Invece è la provocazione che mi spinge a sentire che cosa c'è oltre, dopo aver consolidato quell'energia lì. Allora, dove ci porta questo giro? A questa quintessenza, che nasce dalla somma del numero del destino con il numero dell'io. Quindi quel totale che abbiamo fatto con tutte quante le lettere, il totale che abbiamo fatto con tutti quanti i numeri che compongono la nostra data di nascita, uniti insieme ci danno la quintessenza. È chiamato anche equilibratore o assiale, a intendere che è un'energia che ci aiuta a ritrovare la direzione se per qualche motivo abbiamo un po' perso la bussola. Quindi è un'energia molto importante che ci aiuta a ritrovare il nostro centro. Di raffinazione in raffinazione, di giro in giro, ogni volta avendo consolidato e portando ogni volta alla possibilità di manifestare a una vibrazione sempre più elevata. Tenete l'esempio che facevamo della montagna, no? Se io salgo e salgo e salgo, ho sempre la possibilità di avere una visuale più profonda, più elevata di quello che ho potuto esplorare.
Da dove nasce il discorso della croce? La croce è conosciuta anche in astrologia come croce cardinale dell'astrologia. E qua noi abbiamo l'Ariete in questa posizione, naturalmente sullo zodiaco, l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. Questi, che sono chiamati segni fissi, definiscono due assi e i punti in cui noi abbiamo, in quel momento in cui si attiva quel segno zodiacale, il portale. Il portale che è rappresentato da solstizi ed equinozi. Quindi vedete come, seguendo diversi codici di comunicazione con l'universo e questo piano in cui noi stiamo facendo esperienza, noi possiamo seguire diversi codici, appunto, diversi cammini, ma arrivare a ritrovare le stesse verità. Qua io mi unisco a un'altra domanda che era stata fatta, come in cui mi era stato detto, vabbè, però ci sono alcuni che hanno altri alfabeti, alcuni che considerano solo 8 numeri e non 9 nella tabella di conversione, alcuni che danno dei significati diversi a taluni archetipi. Noi dobbiamo scegliere un codice. Non c'è la lingua italiana, la lingua tedesca o il cinese che è giusta e le altre sono sbagliate. Quindi noi riusciamo a comprendere definendo un codice di comunicazione. Nel momento in cui noi definiamo un codice, l'universo con quello ci parla. Se io attribuisco all'11 un certo significato, mi comparirà l'11, ma se io lo attribuisco al 27, mi comparirà il 27. Cioè il codice che io utilizzo per comunicare con l'universo è quello che l'universo utilizzerà per comunicare con me. E questa è un'altra domanda a cui volevo rispondere. Bene, quando noi abbiamo questo schema, possiamo pensare che dalla croce, e la croce è, immaginate l'uomo vitruviano, no? Fermo, ha le gambe unite, e forma una croce, l'asse verticale incrocia l'asse orizzontale a livello del cuore. Ma poi il passaggio in cui si apre è il passaggio che lo porta dal quadrato al cerchio. Allora, noi abbiamo una relazione con i numeri, proprio come segno grafico, geometrico, tra i numeri e i segni. La croce o il quadrato appartengono al 4. Poi il 5 ha la stella a 5 punte, che è quella che rappresenta l'uomo vitruviano all'interno dell'immagine che tutti conosciamo. Si apre. Ora, nel momento in cui noi passiamo dalla croce, mettendo tutti quanti in relazione i nostri archetipi, e arriviamo a raggiungere la nostra quintessenza, noi abbiamo creato non più il quadrato, non più la croce, abbiamo generato un movimento e siamo passati a definire un cerchio. Ma possiamo andare oltre ancora, uscendo dalla visione piana ed immaginando una sfera, ed immaginando questa sfera dinamica. Nel momento in cui noi abbiamo fatto questi passaggi, allora siamo consapevoli della nostra interrelazione con tutto quanto l'universo. Il secondo numero della collana Quaderni di numerologia e dintorni è proprio dedicato a questo archetipo, alla croce cardinale numerologica, e nella copertina c'è un derviscio. Quindi questo danzatore che comincia a danzare e che rappresenta nella sua danza il cosmo, il sistema solare, la danza attorno al sole. Quindi il senso è: entriamo nello specifico dei nostri numeri per poterci espandere e comprendere come la nostra danza possa essere portata in armonia con la danza del cosmo, con la danza delle sfere.
Per informazioni e prenotazioni al nuovo webinar di Alessandra Pizzi Numeri e Destino di domenica 13 giugno, seguire i link che si trovano sotto al video nell'info box oppure scrivere a cavuresoterica@yahoo.it.